Buongiorno Luigi e benvenuto al nostro caffè. Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti, grazie. Oggi vorrei parlare con te dei massimi sistemi. Nel senso che mi riferisco alla professione dello psichiatra, come dire, come tutte le professioni, ma in modo particolare dico la psichiatria, un po' perché è la nostra disciplina, un po' perché ha delle, come dire, delle cointeressenze con il mondo spesso, come dire, più complesse rispetto ad altre branche della medicina o ad altre professioni, che io credo che in qualche maniera, nell'ambito dell'operare dello psichiatra, ci sia anche molto di mezzo un tema di etica. Cioè, l'etica professionale, che ovviamente è propria di tutte le professioni e del medico, ti volevo chiedere come si declina all'interno dell'operare dello psichiatra, cioè che cosa vuol dire fare una psichiatria etica oggi? Tu stai toccando un tema delicatissimo, perché la prima risposta che mi viene da dare alla tua domanda è che la psichiatria, nel momento in cui nasce con la costruzione degli ospedali psichiatrici, nasce a prescindere dall'etica e non si pone il problema dell'etica. E nelle pratiche psichiatriche passate, ma ahimè anche in alcune pratiche psichiatriche attuali, il problema dell'etica si pone molto poco. Pensiamo alla questione di TSO, pensiamo alla questione della contenzione, pensiamo alla questione di tutta una serie di limiti che che le istituzioni hanno posto ai pazienti psichiatrici. Allora, la dimensione etica è una dimensione che comincia a nascere adesso, nel momento in cui gli stessi pazienti e i familiari dei pazienti, come dicevamo prima, pongono dei problemi di natura etica e chiedono che vengano affrontati questi problemi di natura etica. Ma la psichiatria non nasce con una dimensione etica, ma nasce con una dimensione, vorrei dire, come dire, di controllo, certamente, una dimensione in alcuni casi repressiva, una dimensione in alcuni casi di tenere fuori, diciamo, dalla società persone con alcuni problemi. Quindi la dimensione etica è una dimensione più recente rispetto che fa proprio, come dire, che emerge nel momento in cui gli psichiatri non sono lasciati soli, ma vengono controllati, perdonatemi il brutto termine, ma hanno rapporti con le associazioni familiari, ma hanno rapporti forti con la società. E allora è questa società che chiede e che propone, che introduce la dimensione etica anche nel lavoro psichiatrico. Ecco, però Luigi, a questo proposito tu hai accennato giustamente, mi riferisco soprattutto alla psichiatria di oggi, no? Cioè la psichiatria manicomiale indubbiamente era una psichiatria, lo dico io, che come dire, accettava dei compromessi etici nel momento in cui agiva all'interno di un'istituzione totale come quella manicomiale. Su questo credo che non ci siano dubbi. Ma dalla dimensione attuale, oggi, no? Oggi. Tu hai giustamente sottolineato che c'è il tema del TSO, del trattamento sanitario obbligatorio, o al limite il tema della contenzione, che sono tuttora presenti. Ecco, io non sono sicuro che siano completamente non etici certi, in certi momenti il TSO, o al limite una contenzione necessaria. Quindi esprimo la mia opinione. Il problema è che è un terreno molto scivoloso, che si presta, aggiungo, ad una interpretazione manichea, che bisogna stare molto attenti, perché un conto è essere etici e un conto invece è dire rosso e nero. Cioè, quando in realtà siamo in un ambito, quello del trattamento sanitario obbligatorio e quello della contenzione, estremamente scivoloso, estremamente pericoloso. Lo dico io, che si presta ad un comportamento non etico. Questo è indubbio, ma non necessariamente è per forza di per sé non etico. Ti chiedo il tuo Assolutamente. parere. Allora, assolutamente, sul problema del TSO io sono assolutamente d'accordo. Non è che il TSO quando serve ed è necessario
va fatto con le modalità previste dalla legge e quindi non, diciamo, superando le modalità previste dalla legge, che non sono solo il problema dei doppi certificati, ma il problema, come dire, di tutti gli interventi di supporto che vanno messi in atto con il paziente, diciamo, che ha un TSO. Quindi la dimensione etica nel TSO io ce la vedo fin dall'inizio, naturalmente va sviluppata, non va dimenticata. Mentre sul problema, quindi sono d'accordo con te, sul problema del contenzioso è diverso, perché il problema del contenzioso riguarda anche la capacità di mettere in atto prima che si possa determinare una necessità assoluta di contenzione, tutta una serie di interventi di supporto, di controllo emotivo, di controllo comportamentale, ma non di controllo fisico, per intenderci, no? Di de-escalation, come si suole definire, in modo tale, diciamo, da poter arrivare a una contenzione soltanto nei casi limitati e nei casi necessari. E anche qui vi è il problema etico di applicare i protocolli della contenzione. Faccio soltanto un esempio, che non vengono applicati mai. Il protocollo della contenzione presuppone che il paziente venga slegato ogni 3 ore, che il paziente venga alzato e aiutato a camminare un po' ogni 3 ore per evitare, diciamo, fatti trombotici alle gambe, che appunto per la sua immobilizzazione, che il paziente venga aiutato a ragionare sulle cose che stanno accadendo e quindi in qualche misura poter uscire da quella dimensione che ha costretto a introdurre l'elemento della contenzione. Che la contenzione non duri, diciamo, più di un certo numero di ore sotto controllo, appunto attraverso i sistemi, come dire, di togliere la contenzione periodicamente, come previsto dai protocolli, e che non si arrivi, come si è arrivato non poche volte, e dico con tristezza non poche volte, a contenzioni durate giorni e giorni, e abbiamo visto anche che cosa è successo in alcuni casi. Cito Mazzara, Lanza del Vasto, che cosa è successo in quelle SPDC e che ha provocato, diciamo, come in molte SPDC ci sono state delle morti, diciamo, per pazienti contenzionati a lungo e senza la messa in atto di tutti gli interventi di supporto ai quali facevo riferimento prima. Sì, c'è da dire, Luigi, che in realtà a me sembra, mia opinione personale, che giustamente come dire, si sottolinea anche per la drammaticità visiva, no? Dell'atto di contenzione. Come dire, si stressa molto questo tema, giustamente, e si trascura un po' il tema della contenzione chimica, che invece in realtà viene attivato tranquillamente senza che nessuno dica niente, cioè tradotto in altre parole, detta brutalmente per chi ci ascolta, non ci vedo tanta differenza tra il tenere contenzionato una persona per il tempo strettamente necessario, tengo a precisarlo, e invece fargli una dose massiccia di neurolettici che viene per stenderlo. Non mi sembra che ci sia eticamente una gran differenza. Eppure, sul tema della contenzione chimica nessuno alza un dito. Sul tema della contenzione fisica, giustamente, forse perché è più visiva, vengono giustamente fatte delle campagne, vengono fatti protocolli. Ma i protocolli sull'uso degli psicofarmaci non ci sono. E su questo tema, e mi allaccio a un tema più generalizzato, c'è anche il tema dell'etica dell'uso degli psicofarmaci in generale, non soltanto nell'acuzie, su cui volevo che tu mi dicessi qualcosa, perché c'è molto dibattito al riguardo, no? Ci sono in rete specialmente, diciamo, i Novax della psichiatria che Certo, sostengono che non si devono mai usare gli psicofarmaci. da sempre. Esatto. I Novax della psichiatria. Cosa ne Allora, pensi? io credo che il livello diverso è questo, che la contenzione fisica si può vedere, la contenzione farmacologica non si vede, perché non è visibile come la contenzione fisica, no? Ecco, un parente entra nel reparto e trova il suo parente contenzionato. La contenzione farmacologica e chimica, che io ritengo importantissima, come sono assolutamente d'accordo con te, è una cosa che non si vede. Allora, mentre tu parlavi, stavo pensando che intanto, vabbè, vi è un problema di formazione degli psichiatri, che oltre un certo livello non si può e non si deve andare, bisogna mettere in atto altri strumenti e non aumentare, diciamo, le prescrizioni farmacologiche. Ma su questo uno strumento potrebbe essere una formazione attenta degli infermieri, no?
cogliere e a individuare e a segnalare le situazioni nelle quali loro, non che loro devono dare i farmaci, ma loro sentono che quel pacchetto di farmaci che è stato dato e prescritto a quel paziente può essere un pacchetto dannoso e che abbiano, diciamo, non solo la possibilità legale nel senso nell'organizzazione del lavoro, ecco, non certo legale come introduzione di strumenti giuridici all'interno, ma abbiano la possibilità di invitare e aiutare il medico a ragionare su quel tipo di prescrizione. Quindi qui qualcuno che controlli e che in qualche misura monitorizzi è la funzione dell'infermiere che dobbiamo rivedere, rivalutare e anche predisporre per questo tipo di funzioni. Ecco, ma tornando a bomba al discorso dei Novax, cioè di coloro i quali sostengono che lo psichiatra che è venduto alle case farmaceutiche dà i psicofarmaci solo perché è venduto alle case farmaceutiche, perché questa è la, come dire, la narrazione che spesso è sotto a questi gruppi, che hanno tutto il mio disprezzo, lo dico pubblicamente, senza tema di smentita, nel senso che, le accuse che vengono fatte in maniera generica sono veramente veramente sbagliate, però esiste un tema etico nell'uso degli psicofarmaci, questo è indubbio. Non con le estremizzazioni, diciamo, dei gruppi contrari in assoluto all'uso degli psicofarmaci, però il problema diciamo, non della contenzione farmacologica, ma in generale dell'uso degli psicofarmaci in una persona è un tema etico. Ecco, qualcosa credo che vada detto a riguardo, cioè il ragionare nel momento in cui noi diamo delle medicine che agiscono a livello psichico è diverso dal dare, come dire, un'insulina a un diabetico, anche se il paragone è un po' tirato per i capelli, ma intendo dire che la valutazione dell'effetto che il farmaco ha sul paziente credo che vada considerato. Senza demonizzarli, ma al tempo stesso senza neanche trascurarli completamente. Cioè, il tema della qualità di vita, no? Per esempio. Certo. Francesco, sono assolutamente d'accordo e faccio due e mi soffermo su due punti. Il primo, l'importanza di una formazione del medico psichiatra che tenga conto dell'attenzione a non andare ad una iperprescrizione farmacologica in ogni caso e a tener conto delle conseguenze, non solo fisiche, naturalmente, diciamo, ma anche relazionali complessive che un'iperprescrizione farmacologica possa comportare, diciamo, per il paziente. Quindi questo non sempre viene affrontato nelle scuole di specializzazione, viene più affrontato che farmaco dare di fronte alla schizofrenia, che farmaco dare di fronte, diciamo, al disturbo bipolare e non in che modo mantenersi, diciamo, dentro un'area che non sia un'area che sconfina verso l'iperprescrizione farmacologica. Ecco, questo mi sembra, diciamo, un punto estremamente importante sul quale dobbiamo lavorare in accordo, diciamo, con i colleghi universitari, ma certamente troveremo, diciamo, non difficile un accordo perché anche loro vivono questo problema come un problema, diciamo, grave e da affrontare con chiarezza. Ecco, io credo che questi sono i temi etici di fondo. Cioè, fare una psichiatria etica, Luigi, e questo ti chiedo come ultima domanda, in realtà significa, secondo me, imparare ad osservare lo scenario nella sua complessità. Cioè, qualunque, la psichiatria non si presta a soluzioni semplicistiche, anche dal punto di vista, diciamo, del lavoro dell'operatore. E l'etica principale è proprio quella di riconoscere la complessità e quindi una valutazione forse più difficile del nostro operare auto-osservata rispetto a quella di altre specialità. Sei d'accordo? Sono assolutamente d'accordo e credo che questo sia uno dei compiti e degli aspetti fondamentali per la costruzione della psichiatria del terzo millennio. Perché proprio per le cose che dicevamo prima, diciamo, anche ritorniamo sul discorso dei social, sul discorso, come dire, delle patologie psichiatriche gravi, sul discorso dei cambiamenti epidemiologici che stanno avvenendo.
questa dimensione è una dimensione che cambierà, ma che sarà sempre più necessaria. E quindi nella psichiatria del futuro dovremo lavorare molto e far dare molto spazio nella formazione, ma anche nella pratica, naturalmente, diciamo, alla dimensione etica. Speriamo che accada, Luigi. Nel frattempo ti ringrazio e ci vediamo, cioè, ti rimando alla prossima. Grazie Francesco, grazie a tutti.